Ok, avete tutti esperienza chi più chi meno con le macchine virtuali? C'è nessuno che non sa cosa sono le macchine virtuali? Lui fa finta. Ok, benissimo. Mi risparmiate un po' di introduzioni. Allora, intanto innanzitutto, prima di spiegare cos'è Sheepdog, vi spiego cosa non è Sheepdog. Partiamo da un PC o da un server dove facciamo girare delle macchine virtuali. Finché il nostro PC, vabbè, insomma, abbiamo un disco, se si rompe, pazienza. Se è un server, che abbiamo sopra dati di clienti, eccetera, dobbiamo evitare che in caso di guasto di un disco perdiamo i dati. Ovviamente, allora cosa facciamo? Mettiamo i dischi in RAID e questo ci dà un po' di fault tolerance. Poi però cosa succede? In un computer si possono rompere anche altri componenti. Gli hard disk sappiamo essere quindi un po' più delicati, però si potrebbe rompere la scheda di rete, la RAM e peggio di tutto la scheda madre. Allora cosa succede? Che magari io ho un guasto a una scheda madre, ho il mio RAID, magari con un controller, e devo spostare fisicamente tutto su un altro server, su un'altra scheda madre e farlo ripartire. Non è una cosa che si fa in 5 minuti. Oppure, se ho i backup del giorno prima, fare il restore del backup, rimettere tutto in piedi e andare avanti. Insomma, ci pariamo il sedere, come si suol dire, però comunque abbiamo un tempo di down elevato in causa di guasto hardware. Bene. Un'altra soluzione è quella di dire, ok, sarebbe bello poter lanciare una macchina virtuale su un server qualsiasi, invece attualmente abbiamo detto è relegata su quei dischi che sono su quel server lì. Allora potrei spostarli ad esempio su un NAS, una cartella condivisa, semplificando, in questo modo semplicemente mi muore un server, faccio partire la stessa macchina virtuale, tanto il disco è condiviso da un'altra macchina. E il mio servizio riparte praticamente istantaneamente, è il tempo di semplicemente di avviarlo. Questo può essere una buona soluzione. Qual è il problema? È che comunque se mi si rompe il NAS sono da capo. Cioè, tutti i miei server di front-end diventano inutili. Quindi, mentre prima mi si fermava un server e avevo quelle macchine virtuali ferme, adesso mi si ferma lo storage, ho tutte le macchine ferme. Allora cosa si fa? Beh, si fa la ridondanza fra il NAS, che poi non sarà un NAS, saranno macchine un po' più furbe. E quindi entra in gioco comunque una ridondanza maggiore. E questo qua lo si fa per esempio con DRBD, che è uno strumento che funziona bene, che ho usato in azienda, che tra l'altro abbiamo usato per esempio su dei server quad core con 4 giga di RAM, ne avevamo due, e ci è successo che ci è rotta la scheda madre. Un giorno un server morto. Quell'altro è diventato primario, tutto ha continuato a funzionare, quindi vi posso assicurare che è un buon prodotto e funziona. Però abbiamo due server quad core con un totale di 8 giga di RAM lì che si girano i pollici. Quindi c'è uno spreco hardware in quel senso lì. Ecco, cominciamo a parlare di Sheepdog. Questa è la struttura che ci può venire in mente. Questa qua è una slide, tra l'altro, che trovate sul sito ufficiale. Hanno usato quei monitor lì per rappresentare le macchine virtuali. Non sono belli, ma comunque sono macchine virtuali, non sono display. E abbiamo una struttura che, come potete vedere, è paritetica. A differenza di questa, dove abbiamo dei server di front-end e degli storage, qua ogni server fa la stessa cosa, fa sia da storage sia da server di front-end. Cosa vuol dire? Che i dati sono contemporaneamente su tutti i server e la macchina virtuale può essere lanciata su uno qualsiasi dei server, tanto come se avessimo uno storage condiviso. Questo qua. Come fa a funzionare il tutto? Perché voi pensate, cavoli, ma se io ho un file RAW, un file QKO, un file VMDK, che è un file, come fa a essere distribuito su più macchine? Qua di solito faccio l'analogia di un file torrent. Bene o male, tutti lo conoscete. Il file torrent cosa fa? Prende un file grande, lo spezzetta in chunk. E voi scaricate i chunk da altri peer, da altri computer. L'idea è praticamente la stessa. Abbiamo un file grande, appunto un disco virtuale, viene spezzettato in quelli che vengono chiamati object, nel caso del torrent vengono chiamati chunk, nel caso di Sheepdog vengono chiamati object, ma il concetto è uguale, e vengono distribuiti sui vari server.
Qual è il problema di questo? Voi sapete, per esempio, se avete un torrent che non si è scaricato completamente, cioè vi mancano dei pezzi di file, il file non riuscite ad usarlo. Idem se avete un disco virtuale di una macchina, se vi manca anche solo un pezzettino, vi mancano le informazioni per avere il disco della macchina virtuale. Allora, per ogni chunk, per ogni object, viene fatta una seconda copia e viene distribuita, non ovviamente sullo stesso nodo, quindi per esempio ho un pezzettino, lo metto sul primo nodo, la seconda copia non la vado a mettere sullo stesso nodo, la metto su uno qualsiasi degli altri. In questo modo, se muore il primo nodo, io comunque l'informazione ce l'ho, non l'ho persa. Ok, adesso vado un attimo un po' più nel dettaglio di come è strutturato il funzionamento di Sheepdog. Questo l'ho fatto io, l'ho un po' semplificato. Abbiamo QEMU, ok, QEMU KVM, il quale fa delle richieste di scrittura su disco. Devo scrivere qualcosa nel disco della macchina virtuale. La richiesta di scrittura viene intercettata, anziché essere presa dal kernel Linux e fatta direttamente, viene gestita dal QEMU block driver e viene passata a un software, il software è appunto Sheepdog. Sheepdog si prenderà cura di spezzettarla, distribuirla e poi di dire a QEMU: si guarda, ho scritto, ho fatto. E in questo modo abbiamo la ridondanza che ci serve su più nodi. Abbiamo un altro componente che è quello che vedete in centro, che è il Cluster Manager. Il Cluster Manager è il guardiano, diciamo così, è quello che si accorge se un nodo è vivo o è morto. Sheepdog di per sé non lo fa, QEMU non lo fa. Abbiamo un Cluster Manager che può essere Zookeeper o può essere CoroSync, ce ne sono anche altri, ma questi sono quelli due che si usano di più. Che notifica, per esempio, torniamo nella slide di prima, se questo muore, il cluster manager che gira su questi qua se ne accorge, li avvisa e loro prendono delle azioni. Cosa vuol dire? Se questo aveva, facciamo finta, 50 giga di pezzettini, gli dice: guardate, quel nodo là non è più attivo, ci sono 50 giga di pezzettini che mancano. Allora gli altri cominciano a replicarsi fra di loro in modo tale che ci siano sempre almeno due copie di ogni pezzettino. Questo è uno schema di quello che vi ho appena spiegato. Questo è appunto la rappresentazione di un file dove il disco della macchina virtuale viene diviso in blocchi da 4 mega. Ogni quadratino sarebbe in questo, beh, questo qua diciamo sono degli esempi, e quadratini fanno vedere le parti che sono realmente scritte. Questo è un object, questo è il secondo object, questo è l'altro object e questo è un altro object. Ce n'è uno dove non ci sono parti scritte, dove semplicemente abbiamo una parte di disco che non è allocata. Sheepdog è furbo abbastanza, di quello lì non mi va a allocare lo spazio. Non so se avete esperienza quando fate i dischi allocati, non allocati, potete fare un disco anche da 3 tera su un disco da 500, ve lo fa. Dice: lo spazio virtuale è 3 tera, fin tanto che poi fisicamente non vai a scrivere 3 tera di dati, non stai riempiendo quello spazio lì. E quindi questa è la mia lista di oggetti, ne ho 3, e fa vedere che insomma il blocco, il device di blocco viene rappresentato in questa maniera qua. Adesso io vi ho detto per semplicità il discorso di due copie, ok, perché è più facile da capire. Però se noi abbiamo 50 macchine, 100 macchine, può succedere che mi muoia più di una macchina nello stesso arco di tempo, tipo un'ora una dall'altra o anche 2 ore una dall'altra. Se succede, mi mancano troppi dati, non riesco più ad avere le informazioni e quindi il cluster si dovrebbe fermare. Allora cosa succede? Posso decidere di aumentare la ridondanza. Dico: ok, per ogni pezzettino non farmi due copie, fammene 3, fammene 4, fammene 5, quello che decido io. Ovviamente più aumenta la ridondanza, minore sono le performance, perché ci metto più tempo a scrivere, devo scrivere più cose, ci metto più tempo.
La ridondanza di default, se, quando fate un cluster sheepdog, è di 3 copie, che per me è già abbastanza elevata, insomma, 3 copie. Vuol dire che minimo ho 3 server. Me ne può morire uno qualsiasi in qualsiasi momento, me ne può morire un secondo, tanto c'è una copia per ogni server. Questo cosa vuol dire anche? Sì, bello, però mi porta via anche tanto spazio. Insomma, se pensiamo a un RAID 1 che mi mangia un intero disco, questo sarebbe un RAID 1 più uno spare usato, insomma, quindi mi porta via tanto spazio. Allora hanno pensato, hanno aggiunto abbastanza di recente, mi sembra 9 mesi, insomma, non tantissimo, una nuova feature che si chiama Azure Code. Cavoli, qua la slide si vede poco, devo, ecco, qua si vede meglio. Questi due qua sono rossi, si vede poco qua a monitor. E loro prendono uno di questi blocchi, ok, che è da 4 mega, e se voi gli dite, per esempio, questi 4 mega me li dividi in 4, quindi mi fai 4 pezzettini da 1, e me li spargi su 4 macchine diverse. Ovviamente in quel momento lì, se mi muore una macchina, ho perso tutti i miei dati. Però gli dico, poi mi fai altri 2 pezzettini di ridondanza e me li metti su altri 2 server. Quei pezzettini lì di ridondanza mi permettono appunto di perdere addirittura 2 nodi contemporaneamente. Esempio, perdo questi 2, ho tutta l'informazione. Perdo uno di questi, la recupero da uno di questi qua. E, però in questo modo uso molto meno spazio. E posso, posso decidere io questo livello di ridondanza, non è per forza 4 e 2, può essere 8 e 1, 8 e 3, 8, che ne so, 10 e 5. Quindi questo magari è un po' specifico, però secondo me è una cosa molto molto interessante, perché un RAID 6, questo è esattamente l'equivalente di un RAID 6. Se invece facciamo, ad esempio, 2 e 1 è l'equivalente di un RAID 5. Però, ripeto, pensiamo a più in largo, abbiamo 100 macchine, potrei decidere di fare 8 e 3, 8 e 5, insomma, è molto interessante questa cosa. Bene, andiamo avanti. Qua è praticamente lo stesso schema di prima, con qualche dettaglio in più. Qua sopra vedete rappresentato il cluster manager, chiamato CoroSync. Qua abbiamo rappresentato le macchine virtuali, cioè i processi QEM che scrivono. Queste vengono intercettate da quello che si chiama gateway, nello specifico del linguaggio sheepdog. Il gateway appunto parla con gli altri server sheepdog e gli distribuisce i dati o li va a prendere se gli servono. Ok, qua ci sta tutta. Questo è un comando QEM che lancia un file normale, chiamiamolo così, che non è altro che un file QKO2, potrebbe essere VMDK o RAW. La sintassi cambia di pochissimo, devo solo dire sheepdog, due punti, e il nome del VDI. Il VDI non è un file che si vede, si riesce a vedere la lista dei dischi che ho creato tramite un comando che tra poco vedremo. Buono, come si avvia il daemon sheepdog? Una volta installato posso lanciarlo anche senza argomenti e lui va a usare una directory predefinita. Ma la cosa migliore, anzi io dico fondamentale, è di lanciare il comando dandogli in pasto un punto di mount, in modo tale che abbiamo un device dedicato a sheepdog, almeno un device. Questo invece è un esempio più reale, dove abbiamo il daemon che viene lanciato con l'opzione N che serve per aumentare le performance. Usa la prima cartella per i metadati e questo invece è un punto di mount che ha un device separato. Poi qua faccio riferimento a un cluster manager che è diverso da CoroSync, gli dico quali nodi hanno effettivamente, devono comunicare fra loro, quali sono i guardiani, tra virgolette. E oltretutto qua ho detto, ok, ho il mio server, c'è una scheda di rete dedicata al traffico di input-output di sheepdog. Cosa vuol dire? Io ricevo dati tramite rete su una macchina virtuale, no? Mi passano attraverso un'interfaccia che è in bridge e vengono scritti su disco. Nel momento in cui mi si ferma un nodo o succede qualcosa, i dati che mancano vengono replicati
Quindi vuol dire che c'è un passaggio di dati fra i nodi e questo mi può rallentare le macchine virtuali. Se io gli do un'interfaccia di rete dedicata, ecco che tutto questo passaggio dati non va a influire, va a influire meno sulle performance delle macchine virtuali. Oltretutto potrei tenerlo su uno switch separato, così non vado neanche a influire sul traffico di rete di tutta la rete del mio data center. Ecco, prima vi dicevo, per esempio, per vedere i VDI, cioè i dischi virtuali che io ho nel mio cluster, uso questo comando qua, dog, vuol dire cane, VDI list. Ed è abbastanza intuitivo, non è che dog trattino trattino meno a mi bli, cioè dog VDI list. Dog cluster info, per esempio, mi dà informazioni sul cluster, dog cluster format, se lo scrivo così da solo, mi fa la ridondanza con le tre coppie. Se uso questa sintassi, gli dico no, usi le Azure Code, mi dividi i pezzettini in due e mi fai uno di ridondanza, che è l'equivalente di un RAID 5. Dog node list mi fa vedere quanti nodi ci sono, mi fa vedere anche il loro indirizzo IP. Così è come faccio a creare un VDI vergine. Quindi parto da un cluster, voglio creare un disco di una macchina virtuale, vuoto, nuovo, uso questo comando qua, che anche questo è intuitivo, non ci sono mille trattini da usare. Dog VDI delete per cancellare un disco, e cosa molto interessante, posso fare gli snapshot, posso fare più snapshot di VDI in diversi momenti. Poi c'è un'altra sfilza, ma ve la risparmio. E adesso parliamo un po' più delle caratteristiche di Sheepdog. Beh, intanto è un progetto free software, quindi open source. È ospitato su GitHub. E le sue caratteristiche sono autodisconnessione di dischi quando c'è un errore. Cosa vuol dire questo? Noi possiamo lavorare senza avere un controller RAID hardware. Noi possiamo, non mi serve neanche usare MD-Admin per farmi un RAID software. Io gli do i device in pasto, quando un device comincia a dare input output error, lui lo sgancia dal cluster e mi replica le copie che mancano. Autoribilanciamento dei dati. Mi muore il nodo, lui in automatico mi replica i dati, quelli che sono stati persi su quel nodo lì. Autoriconnessione QEMU e SHIP. Per qualsiasi motivo, per un momento, cosa succede? Che QEMU non riesce più a parlare col daemon e SHIP perché la macchina è impegnata per qualsivoglia cosa. Appena riescono a comunicare di nuovo fra di loro, come se niente fosse successo, lui continua. Mentre nelle versioni precedenti cosa succedeva? La macchina si frizzava e dovevi ucciderla e rilanciarla. Mi è successo di recente, tra l'altro, che per un problema di switch, uno dei nodi per un tot tempo era sganciato dagli altri. Da solo poi è rientrato e ha continuato a funzionare, insomma, senza neanche bisogno del mio intervento. VDI snapshot più rollback, faccio gli snapshot, posso tornare anche indietro allo stato dello snapshot. Backup incrementali. Abbiamo il nostro disco virtuale, faccio uno snapshot oggi, faccio uno snapshot domani, posso farmi il backup dell'intero disco virtuale, esempio 50 giga. Tra ieri e oggi sono cambiati 1 giga di dati, faccio il backup incrementale e mi mette via 1 giga di dati. Io posso poi fare il ripristino completo del file fatto inizialmente, gli aggiungo l'incremento e sono a posto. Quindi senza mettere via l'intero file ogni volta. Backup a livello di cluster, questo è comodo se anziché copiare uno o due dischi di macchine virtuali voglio farlo dell'intero cluster. Oltretutto lo fa in maniera furba usando la deduplica, e quindi lo spazio mi occupa meno spazio. Deduplica vuol dire che, per esempio, se lo stesso oggetto è usato più volte, non è che me lo mette via più volte, me lo mette via una volta sola e lo riutilizza poi quando vado a fare il restore. Ha supporto per i SCSI, che è uno standard molto usato. Il livello di ridondanza, come ho spiegato prima, lo può decidere l'amministratore. Se ho bisogno di più spazio, di più server, basta che li aggiungo e lui automaticamente si ribilancia i dati e ho nuove macchine a disposizione per lanciare macchine virtuali. Questa mail l'ho ricevuta stamattina, l'ho integrata oggi nelle slide perché adesso abbiamo visto, diciamo, un po' finito la parte tecnica, vi parlo un po' più della storia del progetto, dello stato attuale, di chi lo segue e di chi non lo segue.
Il fondatore, diciamo così, del progetto, qualche mese che non lo segue più e c'è un altro maintainer, allora gli ho chiesto per favore di darmi delle informazioni perché ho intenzione di fare una pagina di Wikipedia. E gli ho chiesto perché è nato il progetto, e lui mi risponde perché, vabbè, se volete, OSS based IIS environment was at a very early stage at that time, praticamente non c'era nessun software che faceva questa roba open. Allora la sua compagnia ha cominciato a svilupparlo. Non so se conoscete OpenStack e Chef. Chef fa la stessa cosa di Sheepdog, sono due progetti paralleli. Inizialmente avevo provato anche un po' Chef, non mi sono trovato tanto bene, allora ho seguito un po' di più questo progetto qua. Chef forse è un po' più maturo, devo dire questo, però non l'ho provato tantissimo, quindi non ci metto... può essere, non ho... quindi sicuramente una piattaforma... Ah, ecco, questo sono, non l'ho, ecco, non l'ho provato più di tanto, quindi ne sapete forse più voi. Non conosco OpenFS, è un file system questo qua di cui parli. Questo non lo conoscevo, ce n'è un altro che adesso mi sfugge il nome, Gluster, Gluster FS. Ma Gluster è più orientato al calcolo scientifico. Ecco, ce ne sono, comunque questo non è un file system, lui è nato per fare astrazione di un device di blocco per QEMU. Poi in realtà quindi non è così scampi, cioè lo posso usare solo con QEMU? Lo puoi usare con iSCSI, lo puoi usare anche con un altro... modulo del kernel che è stato creato qualche mese fa, che dovrebbe essere un po' più performante di SCSI, ma il concetto è lo stesso: hai un demone, hai un client, ti attacchi. Ma con SCSI cosa faccio? Monto una VD, come se fosse una Luna? Sì, praticamente sì, ti dai un device SCSI e lo monti. Poi c'è QEMU NBD, che è presente in QEMU, che puoi montare per esempio un QKO, ma puoi montare un disco Sheepdog. E poi c'è anche Sheepfs invece, che tramite una sintassi lui ti monta una delle partizioni del disco virtuale. Quello l'ho testato ancora poco, quindi non ci spendo più di tante parole. E poi gli ho chiesto: ma era un progetto tuo oppure un progetto commissionato dalla tua compagnia? Mi ha risposto che la compagnia l'ha commissionato, si chiama NTT Lab. Poi cosa ho chiesto? Ah, perché appunto hai cominciato a creare questa nuova soluzione di storage, e lui mi dice che appunto DRBD e CHEF non erano agli inizi anche loro. Le prime persone coinvolte nel progetto era lui, Kazutaka Morita e Tomonori, che è quello che dovrebbe essere l'attuale maintainer del target iSCSI. E vabbè, poi mi dice del gioco di parole, praticamente del nome del progetto, che è Sheepdog, dove le pecore sono i server, e poi c'è il cane, che è quello che è il comando, che è quello che l'amministra. Ecco, riferimenti: la pagina di GitHub è sicuramente dove trovate tutto. Qua c'è tutto il progetto, c'è il wiki, c'è documentazione, c'è il codice sorgente. C'è il master, il branch master, che secondo me può essere visto un po' come la beta. Okay, le patch le trovate lì, però non sono magari state testate. E poi c'è la versione invece stable, che la scaricate in formato TargZ, e la stable, insomma, come tutte le stable, non ha cose nuove. Le cose nuove non vengono messe nella stable, però vengono fatti i backport dei bug fix. E poi c'è invece sheepdog-project.org, che è un sito vetrina, quindi non è tanto rivolto ai programmatori, è in fase di sviluppo,
sto cercando di metterci su un po' di roba, però c'è già un manuale di Sheepdog, l'ho scritto io, e insomma abbastanza completo, però per esempio nel manuale non c'è ancora parlato della ridondanza per Azure Coding, ma è l'unica cosa che manca. Fondamentale, le mailing list, ce ne sono due, developer e user. Io scrivo sempre sulla user, tanto la leggono anche i developer, quindi. E poi, sì, quell'altra, quella degli sviluppatori. Questo è quello di cui mi sono occupato io principalmente nel progetto, non sono un programmatore, ne so qualcosina, ma non più di tanto. Testing e bug reporting, quello è molto importante. E ne ho trovati, insomma, non è che sia come tutti i progetti, quando insomma sono in via di sviluppo i bug ci sono. Poi abbiamo provato a metterli in un ambiente di produzione, per esempio non abbiamo fatto girare le macchine virtuali dei clienti lì sopra, però abbiamo fatto caricare giga e giga di dati tutte le notti e vedere come si comportava. Quindi li abbiamo messo sotto stress in un ambiente appunto che può essere non di semplice testing dove fai test su 5 gigabyte di roba. Ho suggerito diverse funzionalità, due esempi stupidi, quando lanciavi Dog Cluster Format lo faceva, indipendentemente se il cluster era popolato o no, magari uno è stanco, scrive Dog Cluster Format e perde tutto in un secondo senza neanche dare la conferma. In 10 minuti mi hanno fatto la patch e l'ha messa. Un altro esempio è che hanno recentemente aggiunto il VDI locking, quindi se una macchina virtuale sta usando un disco su un nodo, una macchina virtuale su un altro nodo non può usare lo stesso disco. Fino a poco tempo fa sì, e questo ti sputtanava il disco. Hanno messo il VDI locking e mi sono accorto che però se il VDI era bloccato potevi comunque fare il VDI check, che è una specie di scan disk, il che non andava fatto, e l'ho segnalato e hanno sistemato anche quella cosa lì. Poi ho fatto due progettini paralleli, uno è, li ho chiamati Sheepdog Utils, è un semplice script bash che mi scarica i sorgenti, me li compila e mi aiuta a configurarlo senza sapere tanto dei file di configurazione, della sintassi dei file di configurazione. E poi un altro progettino, VMCli, che anziché lanciare gli script a manina, ho praticamente un file di configurazione di una macchina virtuale, dico ok, fammi partire questa macchina, non gli dico dove. Lui si arrangia a farmela partire su un nodo qualsiasi, controlla per esempio se ci sono le risorse necessarie e magari mi fa vedere anche il VNC. Quindi una cosa parallela che si integra con Sheepdog. Questa, ecco, una critica che posso fare io al progetto adesso è che appunto se voi andate a vedere, voi non come sviluppatori o utenti esperti, ma uno che non ne sa niente, va a vedere la pagina di GitHub, non ha subito un'idea di cos'è il progetto, di come funziona, di quali sono le sue qualità. E allora appunto vorrei cercare di dare queste informazioni più facilmente per utenti non esperti. E questo si traduce nella creazione del sito che abbiamo visto prima, sheepdog-project.org. Vorrei raccogliere informazioni se può essere una cosa utile creare una fondazione, perché sinceramente ho sempre sentito parlare della Mozilla Foundation, della Free Software Foundation, della Apache Foundation, che sono delle organizzazioni che portano avanti i loro software. Allora sarei curioso di capire se è possibile creare una fondazione anche per questo progetto e in che modo. Cercare manutentori per creare i pacchetti delle varie distribuzioni, Fedora, CentOS, SUSE, Debian c'è già, Ubuntu, eccetera. Integrazione in CloudMin, che è usatissimo. Integrazione in Proxmox, che già abbiamo fatto in parte, però solo come target scasi. Il sito ve l'ho appena menzionato. Aggiornamento e pubblicazione della documentazione. Finora ho creato un manuale e ho aggiunto un articoletto sul wiki. E secondo me una cosa molto utile può essere la creazione di screencast, quindi un video dove si fa vedere praticamente cosa si fa nello specifico. Ne ho fatto solo uno di presentazione che fa vedere appunto come si inizializza un cluster e come si lancia una macchina virtuale, si scrive dentro qualcosa e la si rilancia da un'altra parte.
la pagina di Wikipedia che ve lo dicevo prima. Ecco, qua vi ringrazio e se qualcuno appunto mi volesse aiutare nel raccogliere queste informazioni, conosce persone che sono dei manutentori di pacchetti o che conosce altre persone che conoscono, se mi dà dei contatti gliene sarei molto grato. E ultima cosa, questo è il mio cluster di test. Sono due mini server HP, sono molto simpatici, che c'è un supportino davanti, i cassettini, e poi invece queste qua sono delle schedine messe così al volo con degli Intel Atom e due schede di rete Gigabit. Sono processori a basso consumo, ma per fare le mie prove sono più che sufficienti. Basta. Domande? Dipende dal livello di ridondanza che usi. Allora, tieni conto che quando tu scrivi qualcosa, ne scrivi una parte in localhost, una parte la mandi sugli altri. Volendo, tu però potresti avere un nodo che è gateway only, cosa vuol dire? Senza dischi, che tutto quello che scrivi lo manda in rete sugli altri. In questo esempio, prendo questo esempio perché è più facile da capire, il tuo canale è quello della scheda di rete, quindi un gigabit. Se tu fai due copie per ogni scrittura, la tua velocità di scrittura viene dimezzata, quindi è un gigabit diviso 2. Se fai tre copie è un gigabit diviso 3, quindi vai sui 30 mega al secondo. Al contrario vai sui 50-60 megabyte al secondo. Invece con un nodo normale, con dischi SATA, qua impatto anche la CPU perché è un processo in user space, quindi un po' impatta anche la CPU, però io ho visto poi raggiungere dei valori fra 80-90 mega al secondo. E con macchine potenti puoi andare anche oltre. Parlo con due copie. Quindi sì, può variare molto. Ma buone, ecco. Non dimenticarti l'opzione trattino N, perché se non usi quell'opzione lì, lui non usa nessun tipo di cache, neanche la cache dei dischi. Quindi fin tanto che non ha scritto sul metallo, non dice ok, ho finito. È un po', se usate NFS senza mettere l'opzione async, è da spararsi in vena, è veramente lentissimo. Di un disco virtuale? Mi fai una bella domanda, però penso si parli di petabyte anche lì. Lì ho visto che parlavano di un migliaio di nodi. Queste cose non ti so rispondere, casomai me le segno e indago su questa domanda qua, che può essere interessante. Sì. Un'interfaccia, dici? Sì, questo è nato proprio per OpenStack, però personalmente non ci ho ancora messo mano a OpenStack, quindi non so dirti. Però questo appunto ha altre caratteristiche che non vi ho neanche menzionato, appunto, che supporta i protocolli di Amazon, di OpenStack. Vi consiglio di andare a leggervelo sul sito. Sì, dovrebbe essere una gran figata OpenStack, però rimanendo un livello un po' più indietro, anche Proxmox è una distribuzione molto carina e già insomma lo integra con gli scasi, però si può fare. Ecco, su questa necessità qua, io al lavoro mi sono creato io la VM CLI, perché appunto mi ero rotto i coglioni di fare tante volte SSH, lanciare gli script di qua, o per vedere il VNC ricordarmi il canale, il display sul quale è la macchina virtuale. Mi sono creato quella piccola CLI che insomma è spiccia per fare questi lavori qua. Non l'ho provata su centinaia di nodi, ma penso che l'ho provata su 5-6 nodi e andava bene.
probabilmente fino a una decina, 20 nodi, va, insomma, può essere comoda anche quella. Proprio tecnicamente, ma lì dovresti chiedere agli sviluppatori. Condividere un file, condividere un no, so che c'è il multiparty SCSI, se forse è... ok. Beh, ma quello è un'altra cosa, cioè tu hai due macchine virtuali che hanno bisogno di uno storage condiviso. Ah, ho capito quella domanda. Per esempio, ho una macchina template e sopra di quella voglio lanciare più istanze. No, facciamo una cosa tipo due nodi di un Oracle Rack e voglio ficcarci qualcosa in mezzo perché tutti e due scrivono contemporaneamente. Su questo non ti so rispondere. Io ti so dire questo. No, io ti so dire questo, per esempio io mi creo il mio Windows 7 o la Debian configurata con web server e tutto quello che voglio, mi faccio uno snapshot, mi faccio i cloni dello snapshot, lancio le macchine virtuali, fin tanto che non cominciano a scrivere non ho occupato nessuno spazio in più, non ho replicato n volte il disco, non so se può essere utile questo, casomai ne riparliamo di quella cosa lì. Altro? Ok, dai. Grazie.